Esclusivo performance Mustang Club of Italy. Gia. Ford Mustang. Live stage 1. Come tutti voi sapete, ognuno, tutti conoscono la Mustang comunque, perché è una delle macchine più celebri in America. Come ad esempio la Dodge Challenger e la Chevrolet Camaro. Tutti le conoscono e a tutti piacciono, di sicuro. Come possiamo vedere, il design delle Mustang, sin dal 1967 e sin dal 1967 al 2012, non è cambiato di molto. Comunque, i fari sono sempre questi rotondi in ogni modello e magari negli ultimi, come questa qua che è una Rage, o ad esempio la Shelby GT500, sono anche dotati di questi qua, di questa forma qui. Ovviamente in ogni Mustang è onnipresente il cavallo, a parte nella Shelby GT500 che c'è lo stemma della vipera, del serpente. Ora inizierò a farvi vedere delle cose base di questa splendida macchina. Ad esempio, possiamo vedere qua lo stemma stage 1 Rush. E rimarrete sorpresi dal bagagliaio, perché da fuori, essendo comunque una macchina abbastanza, comunque una coupé, di solito dovrebbero avere dei bagagliai abbastanza ridotti. Invece guardate qua, è veramente spettacolare, perché ha una profondità abbastanza elevata e anche una larghezza. Neanche l'altezza non è niente male, si possono caricare fino a un bel po' di valigie, anche quando uno va in viaggio è buona per caricarci le valigie. Possiamo vedere qua le strisce e il mitico cavallo Mustang da attaccare sul vetro, però purtroppo noi non sappiamo se si può mettere, perché qua in Italia sul vetro non si può attaccare niente, sui vetri delle macchine. Bene, chiudiamo il bagagliaio. Ovviamente, come tutti voi sapete, in ogni modello abbastanza recente, dal 2004 al 2012 della Mustang, ci sono i fanali di questa forma qui. Possiamo notare anche i cerchi da 20 con marchio tirage originali e i dischi dei freni molto nuovi, anche i freni sono molto potenti. Ha le gomme di una larghezza molto elevata, infatti questa macchina qui ha una tenuta di strada che è favolosa. Nella sua categoria è una delle prime, che è delle più potenti. Ora vedete qua, vedete dove c'è il bordo? Non si tira, non è come nelle altre macchine che si apre anche il bordo. Qua guardate, si tira giù finestrino, è molto una cosa simpatica. Allora, potremmo vedere che in ogni portiera ci sono un paio di casse, una e due, sia a sinistra che a destra. Possiamo vedere le mascherine delle parti elettroniche della Mustang. Anche non, perché qua ad esempio hanno un tema molto bello, vivace, tipo a rettangolini tutti intrecciati uno sotto l'altro. Voi adesso che state guardando probabilmente questo video, ma non potete toccare, qua praticamente la mascherina è fatta di gomma. Comandi di movimento dello specchietto elettrici, prese per l'aria condizionata, accensione accensione delle luci con questo tasto qua, accendendo le luci si può vedere anche l'accensione dell'impianto elettrico della macchina e del... adesso è giorno quindi non si vede tanto, per il colore in teoria sarebbe verde. Spegniamo. Allora, contagiri, 8000 giri.
per controllare il, diciamo, la situazione della macchina, temperatura del motore, benzina, si mangia il carraggio anche lì, e lì c'è un display per vedere i chilometri. Allora, qua c'è il conta chilometri in miglia orarie e in chilometri orari. Miglia orarie, MPH, chilometri orari qua scritto in piccolo. Arriva fino a 140 miglia, che equivarrebbero circa a 220 km orari. Cambio manuale, molto bello, con una forma abbastanza soddisfacente. Marchietto Raj, 5 marce. Questa Ford Mustang è un motore V8, e diciamo che in confronto ai V6 è molto più potente, di sicuro. Qua possiamo notare una caratteristica delle Raj, il cavallo sul vetro, e la targa che abbiamo dovuto mettere qui perché per non rovinare davanti, perché sennò si deve buttare. Porta bicchieri, porta oggetti che chiuso fa da poggiabraccio. Da questo tasto qua, tirandolo, si può aprire il cofano. In un prossimo video vi farò vedere il motore. Qua c'è il nome della macchina, che ovviamente è Mustang. Sedili in pelle rossa e nera, ma con la firma Jack Raj, molto comodi, veramente stupefacenti. I sedili dietro della macchina, il retro della macchina, diciamo, è anche esso molto comodo. La macchina si apre come una coupé dal tastino qua. I sedili di dietro sono molto comodi, l'unica cosa che a qualcuno può piacere, e non, io dico che piace perché comunque dà una comodità che è veramente eccezionale. Poggia braccio, ma non c'è il posto centrale, se uno si siede qua in mezzo a sue spese, perché non è molto piacevole stare seduti qua. Poggia braccio sinistra, destra, centrale, molto ampio. I sedili sono veramente ergonomici, sempre in pelle rossa e nera, veramente ve lo garantisco io, voi non siete qua, ma sono i sedili più comodi che ho mai provato. Porta oggetti nel sedile sinistra destra. Faccio ancora vedere una volta il frontale della macchina. Possiamo notare che in questo modello qua, in confronto alla GT, che diciamo che i primi modelli sono stati nel 2004, si era preso d'aria. Questa Mustang qui ha 450 cavalli. Ha 450 cavalli e non è abilitata di compressore. Se uno vuole mettere il compressore, la Mustang viene portata a 600 cavalli, però il compressore costa comunque molti soldi. Qua possiamo vedere la griglia, però non è molto importante, anche se comunque è bella. E poi questo è il sotto della macchina, qui si può vedere benissimo. Grazie a tutti di aver guardato questo video e alla prossima.